È stata un'intuizione senza dubbio di successo quella che sul finire degli anni 70 ha visto la nascita della tradizione della saga delle castagne a Rocca di Papa. Un evento che si ripete da 41 anni e che affascina tantissimi visitatori in un borgo storico avvolto dall'aria frizzantina di autunno e dallo scoppiettare del fuoco sotto le caratteristiche caldarroste. Negli anni 78-79 si aprì un dibattito tra cittadini e commercianti per determinare una sagra dei nostri prodotti locali. E in consiglio comunale di quegli anni decidemmo che era meglio, invece della sagra, eravamo divisi i partiti, tra la sagra delle castagne e la sagra del porcino. Decidemmo anche con i cittadini di determinare che il frutto locale più importante era la castagna, e quindi decidemmo di fare la sagra delle castagne a Rocca di Papa. Da lì iniziò questa bella esperienza delle sagre delle castagne, e subito a ridosso di questa decisione decidemmo di aprire una collaborazione con l'Istituto Ortofrutticolo di Via Fioranello, l'Istituto Nazionale dell'Agricoltura. E da lì iniziamo un percorso che legava il rafforzamento delle castagne che avevamo con l'istituzione di un'area destinata soltanto alle castagne da frutto, a Via delle Faete e a Costarelle. Due appezzamenti circa 20 ettari che determinarono già un primo passo in avanti, far sì che anche nel centro storico si aprisse tutta l'iniziativa dell'indotto delle castagne, che poteva essere il marron glacé, crema di castagna, tutta sta roba così. La prima sagra mi ricordo che era proprio la prima, nel 79, stavamo per il corso e quella notte, è la prima notte si è messa a piovere e abbiamo fatto sotto l'acqua, a cuocere castagne sotto l'acqua, con l'ombrello. E poi le prime che facevamo non è come adesso che si dovevano vendere a 3 euro al sacchetto e il bicchiere di vino. Prima si offrivano a chi veniva, ai nostri ospiti venivano, noi offrivamo i castagni, però in compenso a fianco ci facevamo un panino la salsiccia, facevamo la polenta, anzi all'epoca si faceva anche i gallallesi, sono quelle castagne bollite. Era proprio un richiamo perché oltre alla Catella Rossa c'è il Calallesso, l'essata, la castagna. Era inserita soltanto nel centro storico. Poi nell'83 decidemmo di prolungare la sagra all'interno del centro storico, passando per via Campi d'Annibale e via di Montecavo, e arrivare alla piazzetta del Crocifisso. Dal Crocifisso si collegavamo con i campi e l'allargammo anche su ai Campi d'Annibale. E in questi primi anni erano circa il 60-70% era da castagne di produzione locale. Si faceva un bando ai cittadini che erano produttori di castagne, determinando un prezzo, la portavano al comune e da lì li inserivamo nella Caldarossa e cominciamo a vendere le prime castagne. La sagra delle castagne ebbe fin da subito un grandissimo apprezzamento, tanta la partecipazione dei cittadini e dei commercianti dell'epoca. Nel 1983 Giancarlo Trompetta mi disse di fare un disegno che doveva fare il primo cartellone ufficiale. Figurava dalla via delle Barozze, dove sta adesso il ristorante Paparotto, con tutta Rocca di Papa, con un bell'albero di castagno, quei castagni che cascavano per terra. È scritto terza sagra delle castagne. Il secondo lo fece un certo Marcello Ciotti di Roma, rappresentava Rocca di Papa con Montecavo.
Il terzo lo fece Miro e rappresentava un somaro che cantava per il bosco. Carico, sarebbero state le castagne. In seguito poi credo che l'ha fatto Anna Onesti. E questo è durato per molti anni, sempre lo stesso. Cristi poi quarto cartellone, striscioni lunghi 10 metri per 80, con scritto terza sacra delle castagne, perché io cominciai dalla terza a scrivere i cartelloni. In seguito per parecchi anni poi li corressi la data. Faceva i primi di novembre, la prima domenica di novembre, e dopo, dato che a novembre il tempo insomma non è che bello com'è, hanno preferito farla la terza domenica di ottobre, perché almeno stavamo un po' più sul sicuro. Le prime sagre furono un'esperienza bellissima. All'inizio, proprio la prima, non è che ci fu quell'affluenza che ora vediamo negli anni, però subito la seconda e la terza ci fu veramente un boom di partecipazione, di condivisione di questo progetto, sviluppando anche dei bellissimi convegni sul castagno, sulla castagna, su come si poteva trasformare questa castagna in una cosa economica per il paese. Creavamo la produzione con questi due appezzamenti di terreno, 20 ettari a castagna, e più la produzione locale, e noi dovevamo difendere anche la castagnola roccheggiana, che è una delle castagne piccolina, però è una delle più buone che ci stanno in Italia. Con l'artista Miro facemmo i murales in quegli anni, erano collegati all'interno di questo circuito, all'interno del centro storico, che era una partecipazione molto dell'associazionismo di Rocca di Papa, in particolare la polisportiva, il comitato dei campi di Annibale e le altre associazioni sportive. Le castagne è sempre migliorata, ogni anno andava sempre meglio, gente era tantissima, non si poteva sfondare il percorso. Ricordo che a suonare col concertino abbiamo fatto anche le scorciatoie per arrivare in giù percorso, perché non si poteva passare. Poi c'erano tutti i belli parchetti piccoletti nei vari punti strategici, no? C'era la musica, c'era un complesso, ogni anno piazza Duomo, piazza dell'Erba, giù a piazza Margherita, a Carpino e qualche altro posto, c'erano dei piccoli parchi con la musica e anche senza parco si mettevano. Venerdì che dobbiamo allestire lo stand, no? E allora c'è sempre qualche ragazzo che mi guarda nella mano, che di solito vanno a scuola e ogni poco lasciamo la scuola. Poi ecco, sì, facciamo questo stand, poi il sabato, perché dovremmo aprire venerdì, però non gli si fa venerdì perché a parte non gira nessuno. Poi il sabato mattina vado per i botti a rimediare un po' di frasche di castagne, così per abbellire lo stand. Poi il sabato iniziamo, alla fine sono stanco, no? Però sono contento quest'anno perché abbiamo ricominciato a camminare, abbiamo ricominciato a vivere, insomma. Non si tratta di un semplice evento, dietro alla Sagra delle Castagne si celano opportunità di sviluppo e di crescita sostenibile se si guarda con lungimiranza al bosco, alla rivalorizzazione delle produzioni tipiche e alla creazione di un indotto enogastronomico e turistico di sicuro interesse. È stato abbandonato il progetto dei due appezzamenti di terreno, quei 20 ettari sono stati abbandonati negli anni, si è ricostituito il bosco, perché il bosco si riappropria sempre, la natura si riappropria sempre del suo territorio. Poi è arrivato il problema del cinipide, che ha molto danneggiato, siccome noi avevamo piante secolari di castagno, che erano le piante piantate nel 1800, fino 800, 900, primo 900, e le nostre castagnole,
e il cinipide particolarmente colpisce la castagna da frutto, no, quella del bosco. La sagra rimane sempre un punto importante che noi dobbiamo sviluppare, ma riprendere questi discorsi che erano stati studiati nel tempo. Quest'anno io ho visto Rocca di Pava, i rocchicani che l'hanno snobbata, e perché facevamo 12-13 stand di cottura di castagne, quest'anno eravamo in 6 stand, e ho visto molte facce forestiere, rocchigiani ne ho visti ben pochi, e questo mi ha fatto veramente male, perché dobbiamo essere noi che dobbiamo rivalutare questo paese, non siamo aspettati sempre gli altri.